Io volevo fare un lavoro diverso, prendere la cucina tradizionale, non seguire alla lettera ovviamente tutte le ricette. Io dico sempre, quando vengono qua a Matriciana, la gente mi dice, ah, ma nella Matriciana c'è il sedano. Dice, ma io, dico io, questa è la ricetta mia. E dopo se tu te la mangi senza sedano, te la mangi a casa tua. È facile qua, qua è molto ristorante diplomatico, no? Quindi sì, ricette della tradizione, sono i nomi della tradizione. Ma noi qua che facciamo? Cerchiamo di togliere al più possibile i difetti che la tradizione magari ha creato in alcuni piatti, no? Oppure capire perché, che ne so, nonna faceva lasagna col bordo croccante, bruciato, magari a te piaceva, a 59 no, però tu cresci da bambino con quel ricordo e dici vabbè, allora la lasagna deve essere sempre bruciata. E invece non è così, purtroppo non è così. Diciamo, grandi distribuzioni che portano pezzi magari preconfezionati o cose, è molto, molto difficile, perché poi anche quello poi ha portato a un'omologazione del sapore, a un'omologazione di tecniche, a un'omologazione di impiattamenti, che ovviamente se te vendono al quadrato tutti quanti domani ci avranno al ristorante una stella Michelin e il salmone o il baccalà quadrato, e quindi c'è un'omologazione, no? Tutti quanti ce l'avranno il baccalà quadrato, tutti quanti ce l'avranno cotto nella stessa maniera, perché è tutti uguali, tutti quanti ce l'avranno lo stesso sapore, cambierà solo quello che ci mettono sopra. Però l'omologazione del sapore è fatta, cioè, sia visivamente che proprio palatale, cioè è uguale, quindi non cambia. E quindi cerchiamo anche di sdoganare questo, tante volte anche l'imperfezione fa parte dell'autenticità del piatto finito, cioè rende il piatto autentico. È come i quadri, cioè quando uno dipinge non è che sono tutti uguali, nel senso diventa autentico perché magari c'è uno sbaglio, c'è un errore e quindi è quello là, cioè, se no dopo è una fotocopiatrice. Diciamo, la ristorazione, il bello della ristorazione è che non finirà mai, che la ristorazione dove veramente si fa da mangiare, quindi qualsiasi tipologia di ristorante, stellato, non stellato, dove veramente ci sono persone che cucinano, bello è l'essere l'artigiano, perché il cuoco è un artigiano, il cuoco cucina, e fino a che ci sarà chi cucina, chi lo fa veramente, e quello è il bello del ristorante. Che sì, io dico sempre, è simile ma non è uguale, cioè tutti i giorni è simile, ma non potrà mai essere uguale l'una dall'altra. Ovviamente è sempre roba viva, è naturale, cioè quindi non è... Quando fai 4.500 carbonare in 3 mesi, non penso che siano state tutte 4.500 uguali, identiche. Cioè, ma io ne sono consapevole, quindi il bello è anche quello, no? Magari c'è sempre un margine di differenza che però ti crea quel margine che renda poi quel prodotto simile nel corso del tempo.